Confermo assolutamente quanto sostenuto all'interno della Commissione Finanze, ovvero la disponibilità a ragionare sul tetto degli stipendi, facendo i due chiarimenti che ho fatto in quella Commissione. Non prima dei 3 anni previsti dalla legge, perché ci sono 3 anni previsti dalla legge e noi non possiamo superare la legge fino a prova contraria, e ribadendo le ragioni per cui i cittadini hanno votato questo. C'è stato un periodo recentissimo, e mi pare che si vorrebbe in alcuni casi ripeterlo, in cui un fattorino non riusciva più a prendere meno di 100.000 euro. Quindi benissimo a ragionarci, ragioniamoci a tutto tondo, e la disponibilità certo che la riconfermo. E devo dire un'altra cosa in partenza: mi spiace, sono molto dispiaciuto, non ci crederete, ma vabbè, prendetela come una frase retorica, che Capuano se ne sia andato da San Marino, pur avendo io votato contro e dichiarato la contrarietà alle modalità con cui è stato portato a San Marino dal segretario Selli, senza condivisione, tirando fuori il coniglio dal cilindro, come dice qualcuno, riconoscendo anche nell'unica occasione che ho avuto di parlarci l'opportunità, il fatto che io vedo assolutamente di buon occhio la venuta a San Marino di una persona che avesse la possibilità di metterci in relazioni più strette con Roma, che sono estremamente sfilacciate. Purtroppo però questa persona se n'è andata via. Se n'è andata via dopo 2 mesi, se ne va via con una lettera che è una lettera di un diretto interessato, non è la Bibbia, poi spiegherò le ragioni, è una lettera all'interno della quale si fanno critiche molto forti, si ribadisce critiche molto forti sulla non linearità dell'operato del governo, si ribadisce le stesse osservazioni che aveva fatto Grais sulla mancanza di chiarezza e di condivisione della strategia, in un caso si scrive anche della assenza dal suo punto di vista della strategia, e parla della perquisizione, certo parla della perquisizione che definisce una violazione grave, e se si tratta di una violazione grave io voglio che sia fatta chiarezza, assolutamente voglio che sia fatta chiarezza. C'è un problema. Io nel 2001, se non mi ricordo male, ero al G8 di Genova, si prendeva un mucchio di botte lì, no? Non è che se io scrivevo alla magistratura, attenzione, ho preso le botte da quel gendarme lì, quelli andavano, prendevano il gendarme e lo buttavano in galera. Si sentiva una e l'altra parte, dopodiché si verificava, esito qual è stato, tutti assolti, anzi tutti hanno avuto dei livelli in più, degli avanzamenti di carriera in Italia, tutti condannati in Europa per tortura. Bene. Dico questo per dire che cosa ha fatto il Congresso di Stato, ha sentito e ha divulgato come oro colato la versione di Capuano, che è una versione, ha sentito la versione di Banca Centrale, non ha sentito la versione della magistratura, che forse è diversa. E allora mi pare che sia una presa di posizione a dir poco monca. Eppure sono certo che diversi all'interno di quest'Aula, coloro che fanno parte della Commissione di Affari di Giustizia, hanno avuto la possibilità di avere elementi ulteriori, cioè ad esempio hanno avuto la possibilità di visionare verbali, che ovviamente non posso divulgare, ma di visionare i verbali del famoso accesso alla nella casa di proprietà di Banca Centrale. Attenzione, perché poi qui nessuno mette in discussione l'affetto di una persona verso la sua dimora, però inquadriamo anche bene la situazione. Si tratta di una persona che non aveva fatto la richiesta di soggiorno a San Marino perché non poteva farla ovviamente perché non aveva un contratto, insomma, no? E quindi dimorava nella casa di proprietà, periodicamente nella casa di proprietà di Banca Centrale, non poteva farlo sempre perché altrimenti sarebbe stato, diciamo, non avrebbe rispettato la legge sulla permanenza in territorio della Repubblica di San Marino, quindi lì bisognerebbe capire un po' che cosa è successo, ma sta di fatto che nessuno si è chiesto qui se la procedura sia stata una violazione grave oppure se si sia trattato di un intervento a conclusione di una perquisizione precedente concordata con lo stesso Capuano. Questo noi non lo sappiamo. Questo noi non possiamo saperlo in base ai documenti pubblici che abbiamo. Qualcuno lo sa,
forse non tiene conto di quello che sa. Quindi c'è stato l'esposto, citando un articolo preciso del codice penale, che per carità è ovvio, insomma, che ognuno può indicare quello che vuole, noi ci interroghiamo di dove possa andare a finire questo procedimento, ma ne ha parlato abbondantemente la collega Tonini precedentemente. Io temo, ho il timore che il passaggio di che questa operazione possa determinare un blocco o un'archiviazione di procedimenti aperti, di procedimenti ovviamente sui titoli acquistati da Banca Centrale presso Banca CIS di proprietà di Francesco Conforti, dal quale abbiamo avuto l'onore di ricevere una denuncia nella giornata odierna. Quindi, come dire, questa è la vigliaccheria nostra, noi ci prendiamo le denunce. Mi piacerebbe foste vigliacchi anche voi in questo modo. Una volta si chiamava coraggio e non paura delle proprie idee, ma va benissimo, è il primo di una lunga serie che arriveranno, non c'è assolutamente nessun dubbio. Bene. Allora, io non voglio andare nel dettaglio di quanto è successo e di quanto è scritto in quel verbale, perché semplicemente non posso farlo. Credo che ci saranno delle indagini, sono certo che ci saranno delle indagini, a margine anche dell'esposto, su quello che è stato fatto in quell'ambito. Oggi però siamo qui a discutere di una questione. In seguito di questo esposto abbiamo trovato un colpevole. Il colpevole è Banca Centrale. Io non sto a ripetere, ve l'abbiamo detto fino a ieri, se aveste accolto qualche nostro ordine del giorno forse non si sarebbe arrivati a tanto, però devo registrare che l'unica persona che viene attaccata in questa fase, qui all'interno di quest'Aula, è il vice direttore di Banca Centrale, colui che prende troppo, prende il terzo, il triplo, il quadruplo, il quintuplo, ancora non si è capito, prende 250.000 euro, sono due volte e mezzo quello che avrebbe potuto prendere. E questo è un problema, io lo riconosco che è un problema. Bene, Bernardi è colui che, per tutelarsi, come avrebbe dovuto fare, adesso non mi venite a dire che io difendo la Banca Centrale, perché voglio dire c'è una marea di pagine e di documenti ufficiali in quest'Aula. Bernardi ha fatto quello che ognuno avrebbe dovuto fare, si è trovato a dirigere, perché sono andati via tutti i suoi superiori, una Banca Centrale. Arrivavano delle polemiche, arrivavano degli esposti su operazioni che erano accadute, lui ha detto ferma tutto, io non mi prendo la responsabilità di quello che eventualmente hanno fatto altri, vado in magistratura e gli dico ragazzi pensateci voi, in uno Stato normale funziona così. E lui secondo me è la persona che pagherà di tutto questo, perché badate bene, io credo che qui dentro viga ancora in alcuni segretari di Stato il detto punirne uno per educarne cento, perché è quello che sta succedendo in ogni ambito, col timore generalizzato di ritorsioni se ci si azzarda a alzare la testa. Piacerebbe anche qua che chi addita gli altri come vigliacchi qualche volta la testa la alzasse. Finisco dicendo, altro che TG5, se finisce così, c'è noto una certa tensione, se finisce così altro che TG5, se si porta ancora avanti questa linea per cui tutto si può mettere in discussione e allora si inizia a parlare pubblicamente o comunque all'interno di quest'Aula apertamente di mandare via Tizio, mandare via Caio perché non sono graditi, altro che TG5 si occuperà della Repubblica di San Marino.